Mariano Peluso, candidato portavoce alla municipalità Gomeo Arenella, la quinta municipalità di Napoli. Siamo qui a Via Luca Giordano per raccogliere le firme per una petizione di un problema che è nato in questi giorni, ma che in realtà è soltanto simbolico di un problema molto più grave, cioè che a Napoli non si fa la pulizia fognaria. Di conseguenza la situazione è venuta fuori a Piazza Medaglia d'Oro, dove addirittura una colonia di ratti ha preso possesso della piazza, addirittura salendo sugli alberi, che significa che è andata per mesi avanti questa storia senza che nessuno intendo le istituzioni, prendessero coscienza di quello che stava accadendo. I movimenti cittadini, le persone che vivono la piazza, i ragazzi, soprattutto quelli che stanno nella piazza, che giocano a basket, a ping pong, che poi la piazza è anche molto bella, hanno protestato mettendo delle lenzuola con delle scritte chiedendo un pronto intervento della municipalità, delle istituzioni, dell'ASL. A questa loro richiesta non è stata data una risposta immediata, è stata data una risposta, questo sì, perché hanno fatto una deratizzazione dell'area, che ovviamente porta soltanto a risolvere il problema marginalmente, perché hanno ucciso quella colonia di topi presente nella piazza, ma ovviamente il problema si riporrà perché le fogne sono in quelle condizioni per cui i ratti escono. Non c'è nessuno che si sta occupando di Piazza Medaglia d'Oro, i ratti continuano ad esserci e non credo che una deratizzazione sia la soluzione. Bisogna fare una bonifica delle fogne, una bonifica della piazza, per dare nuovamente a quella piazza il suo compito, cioè ospitare i bambini, i giovani, i vecchi, perché lì c'è anche un campo di bocce e viene molto usato dagli anziani. È strano che la piazza centrale del Vomero sia stata abbandonata completamente dalle istituzioni e questo palleggio per mancanza di denaro credo che non giustifichi lo scempio che è stato fatto. E noi siamo qui a Via Luca Giordano, Movimento 5 Stelle Napoli, per raccogliere le firme, una petizione, perché ormai l'unica arma che abbiamo è far capire alle istituzioni che la gente c'è, che la gente vuole partecipare, che la gente è attiva, sta attenta, sta a guardare, è stanca. Siamo qui, saremo per i prossimi sabato e domenica tra Via Scarlatti e Via Luca Giordano. Cittadinanza attiva, stiamo scrivendo i programmi sia per il comune che per la municipalità. La gente è stanca e vuole partecipare e noi diamo spazio a tutti, accogliamo idee, proposte, iniziative. Per esempio a Piazza Medaglia d'Oro poter fare una piazza wifi, dare la possibilità della connessione libera a tutti, incrementerebbe ancora di più la partecipazione dei giovani alle varie attività. Chiediamo l'aiuto di tutti, il Vomero, chiediamo l'aiuto delle persone che hanno voglia di cambiare questo stato di cose. Noi ci siamo qui, siamo convinti che con la partecipazione e con la cittadinanza attiva riusciamo a cambiare qualcosa. Cerchiamo il contributo di tutti, per cui chi se la sente di partecipare, noi metteremo sul web i nostri incontri, le nostre riunioni che di solito, finché ce la daranno la sala, si faranno a Via Morgan nella municipalità.